Buongiorno, ci troviamo questa mattina con il professor Roberto Mori, responsabile dell'unità didattica IPMA all'interno del Master in Project Management delle opere strutturali e infrastrutturali. L'ingegner Mori è direttore delle operazioni speciali in Tenova, former President of IPMA Italia e chairman della committee sull'etica in IPMA. Siamo qui con lui perché ci racconti i contenuti di queste sue lezioni. Buongiorno, grazie professor Franchi. Queste giornate sono essenzialmente concentrate sull'analisi di quelle che, secondo la visione di IPMA, International Project Management Association, la più antica associazione internazionale di project management fondata nel 1965 e di cultura europea, sono l'insieme delle competenze appunto che dovrebbero essere possedute da ogni team, da ogni squadra di project management che sia alle prese con progetti particolarmente difficili, complessi e sfidanti. Sono set di competenze professionali. Per competenza intendiamo il possesso di conoscenze, ovviamente, metodologie, ma anche abilità e capacità di tradurre queste conoscenze in azioni concrete e anche alla fine l'esperienza maturata nel contesto gestionale di progetti così complessi. La visione di IPMA per queste competenze è riassunta in uno dei tre standard che IPMA ha emesso, l'Individual Competence Baseline. ICB 4, 4 sta per la quarta revisione, dal 1965 a oggi appunto questa è la quarta revisione, a dimostrazione che il project management non è un'attività, una disciplina statica, ma è in continua evoluzione. E questo è il profilo delle competenze che oggi sono ritenute da tutto il mondo IPMA, mondo che comprende 72 associazioni di 72 diversi paesi di tutto il mondo, sono ancora esclusi dal mondo IPMA un po' i paesi africani e alcuni della penisola arabica per ragioni varie anche comprensibili. Per il resto c'è un'accettazione pressoché consensuale che queste competenze, qualunque sia il tipo di progetto, di settore di business e di area geografica del mondo nel quale viene realizzato, sono quelle che sono considerate necessarie e sufficienti per garantirsi il successo dei progetti coinvolti. Queste competenze sono divise in tre grandi aree: le aree della prospettiva, perspective, che riguardano, oltre la prospettiva e la strategia, quindi diciamo la visione di alto livello del progetto e dell'azienda nella quale operiamo, anche la visione strategica del progetto con cui siamo alle prese. Poi la seconda area è quella del people. Nella prima ci sono cinque diverse competenze, nella seconda del people 10 competenze riguardano tutte quante le soft skill che soprassiedono la capacità di gestire le persone, di interfacciarsi con le persone. Perché ovviamente i progetti sono progetti realizzati con le persone, attraverso le persone e con le persone come destinatari dei loro benefici attesi. E la terza area, con 13 elementi di competenza, è quella ovviamente della practice, delle metodologie, dei tools, degli strumenti che sono condizione necessaria per poter sviluppare queste competenze. Sono condizione necessaria ma non sufficiente perché senza una capacità di quelle che sono le soft skill, di gestire le persone, le capacità di leadership, le capacità di motivare i componenti della squadra e gli altri stakeholder, la capacità di essere recepiti come veri leader di un qualsiasi progetto, ci sarebbero delle difficoltà nel portarlo a termine con successo. Quindi,
le competenze tecniche, cioè la capacità di programmare, la capacità di controllare i costi, la capacità appunto di fare una corretta risk analysis, sono assolutamente necessarie, ma ormai nel mondo così complesso non sono più sufficienti e quindi devono essere integrate da quelle comportamentali, dalle soft skill. Grazie. E sentendo appunto la descrizione di queste tematiche, mi è venuto in mente spesso tanti, diciamo, allievi di questo master hanno il dubbio, ma diciamo queste tecniche, queste procedure, le soft skill stesse servono per gestire soltanto progetti, realizzazioni di una certa complessità, o diciamo anche il piccolo magari professionista che si trova a gestire progetti di piccola media dimensione, magari dove sono coinvolte non più di una decina di persone, può beneficiare di queste? Bella domanda, grazie. Sicuramente per i grandi progetti servono e anzi sono indispensabili. Però anche il piccolo studio col relativamente piccolo progetto, dato che le aspettative dei clienti, degli stakeholder, che siano pubblici o privati, ovviamente sono sempre in crescita, c'è sempre una maggiore richiesta di qualità, di efficienza, di accorciamento dei tempi, di economicità delle scelte, delle soluzioni, di sostenibilità, certamente è difficile che il suo team di 10 persone abbia necessità di utilizzare tutte queste competenze. Però il esserne a conoscenza, il conoscere il perché sono ritenute necessarie per la gestione dei progetti e in quali contesti si applicano, gli consente di avere un panorama completo e di decidere poi, in funzione dello specifico progetto da gestire, quali sono quelle eventualmente applicabili, certo, e se non sono possedute all'interno del team, cercare di reperirle chiamando altre persone o acquisendo delle conoscenze dall'esterno. Certo, ma certamente quello che è un background culturale che comunque serve. È un background giustissimo, prima di tutto culturale, prima di tutto di mentalità, di mindset per dirla con gli inglesi, che serve per impostare correttamente un qualunque progetto. E non soltanto quelli di tipo professionale, perché come parliamo anche con i ragazzi, progetto è qualunque iniziativa che abbia caratteristiche di unicità e quindi anche al di fuori del mondo professionale, nella vita privata, nella vita sociale, nella vita di relazione. E anche in queste situazioni credo che ognuno di noi, in qualunque contesto, devi prendere delle scelte e quindi deve prendere delle scelte, quali sono i rischi, qual è la scelta più economica, qual è la scelta maggiormente soddisfacente, che rischi ho di non rispettare i tempi, eccetera. Quindi sono esattamente le stesse metodologie. Non per nulla, anche senza avere fatto il suo master, ci sono molte signore che sono dei grandi project manager, sì, perché hanno questo approccio concreto e pratico di ogni giorno confrontarsi con la realtà. Certo. Grazie Roberto, in bocca al lupo per le prossime ore di lezione e mi auguro di rivederti anche nelle prossime edizioni di questo Grazie molto, professore. Ciao.